Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti, attenzione, su questo nuovo video di Fortnite della Season 4 che ho deciso di fare subito, istantaneamente, come è uscito il video. Allora, adesso andremo a shoppare insieme il pass battaglia, vedremo cosa è cambiato, perché non ci crederete, attenzione, quando l'ho visto io non ci credevo, c'è la mia skin a livello 100 se non sbaglio, quindi l'ultima skin si chiama proprio skin Omega, c'ha proprio questo nome, quindi attenzione, Fortnite mi ha fatto un regalo. Allora, quindi adesso prendiamo il joystick, andremo a shoppare, vedremo cosa è cambiato, perché è cambiata la grafica, sarà sicuramente cambiata pinnacoli, ora vedremo tutto quanto insieme. Mi raccomando ragazzi, un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate, condividete il video con i vostri amici. Detto questo, la season 4 è iniziata, andiamo a shoppare come i pazzi. Vi ricordo, prima di passare al video, che sia qui ragazzi che in descrizione trovate il mio Instagram per essere salutati in tutti i prossimi video e per vedere tutti gli spoiler in anteprima. Quindi vi aspetto ragazzi, mi raccomando, passateci. Come vedete già dalla pre-lobby c'è tutto diverso, vediamo il nostro personaggio Z Omega Official e vediamo lo sfondo praticamente tutto crashato, tutto devastato da un impatto di meteorite. Infatti come vedete ci sono alberi devastati e tutto il resto. Livello 1, tutto si è azzerato, lo sapete già, è cambiata questa piccola schermata della scelta delle modalità di gioco. Vabbè, noi facciamo singolo e vedete qui c'è il pass battaglia della season 4, della stagione 4. Guardate, andiamo alla fine, questa è la skin valore che era quella che stava già quando aprivamo il menu nella stagione 3. E guardate, l'ultima skin, vero ma incredibile, si chiama costume Omega, ne resterà soltanto uno, fa parte del set Omega stili sbloccabili. Quindi attenzione perché adesso si nerda come pazzi per riuscire a sbloccare questa skin. Non ci credo raga, mi hanno messo la skin Omega, ma state scherzando, voi mi avete fatto il regalo più bello di sempre. Va bene, facciamo acquista, pass battaglia stagione 4, non costa 950, prendiamo 1000 V-Bucks. Acquista, come vedete abbiamo le nostre 1000 monete, possiamo fare acquista, prendiamo questo qui, il pass battaglia, acquistiamolo ed è andata a bomba, abbiamo preso il nostro primo pass battaglia della stagione 4, pass battaglia potenziato, vabbè, sti cazzi. Oggetto successivo, bla bla bla. Ok, abbiamo la prima nostra skin che si chiama Carburo e poi bla Battle Hawk, Hawk, sì, Battle Hawk. Poi vabbè, sfide pass battaglia e tutta la nostra tiritera. Va bene, allora direi di iniziare, facciamo un po' di partite, vediamo un po' anche come pinnacoli. La nostra skin del Carburo, Carburo. Iniziamo la nostra prima partita in singolo, vediamo un po' cos'è cambiato, cosa non è cambiato. Intanto ragazzi mi tolgo il cappello per andare in modalità gaming, perché sennò raga non sento i passi di niente di nessuno. Direi che il divertimento può iniziare, vediamo un po' com'è cambiata pinnacoli, che cosa ci aspetta adesso. Ragazzi, so che siete casati anche voi, mi raccomando, vi ricordo, se ancora non avete messo un bel like, abbiamo già shoppato insieme il pass battaglia della stagione 4, abbiamo visto più o meno un po' quello che c'è, quello che non c'è, quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace se ancora non l'avete messo. Ci sono già nella lobby, come vedete, molti che hanno la stessa skin del Carburo o Carburo, raga, non lo so come si dice, ditemelo nei commenti. Allora, ci siamo, vediamo un po' com'è pinnacoli. Oddio, pinnacoli è rimasta integra. Ah, è giusto, allora il magazzino che è stato distrutto, magazzino Muffito è stato devastato proprio, c'è un cratere sulla mappa. Eh sì ragazzi, guardate il magazzino, è completamente devastato. Ok, allora ve lo dico, questa moriremo subito perché ovviamente vogliamo andare a vedere magazzino. Però da quello che noto sulla mappa ragazzi, a qualche altra parte, anche ai pinnacoli, vedo dei crateri un po' anche tipo a Borgo, a Corso Commercio, visto, no, non c'è un cratere a Corso Commercio, però ci sono dei piccoli crateri, qui andranno tutti ragazzi, quindi sarà il casino più totale, non ci credo, guardate, c'è un cratere enorme. What the fuck? Cioè, è tipo una specie di... non so. Oddio! La prima reazione, raga, la vedo per la prima volta, è la prima partita che sto facendo. Siamo a livello 1, tutto azzerato. Oh mio Dio, cerchiamo di atterrare su un'arma, anche se non sarà facile. Vediamo. Eh no, qui si sono già presi il pompa. Eh no ragazzi, niente da fare, sono atterrato male e non ho una cazzo di arma. No, c'è lì, c'è un assalto, ma la posso giocare così? Vediamo. Intanto ammazziamo quello. Ok. Ok, vai, grande. C'era il medikit in realtà lì, però... però non so esattamente come farò. Bello col pompa! Grande!
Bravissimo. Allora, come vi ho detto, ci sono anche degli altri crateri intorno alla mappa. Avete, ci sono, li riconoscete, si vedono dei buchi. Quindi adesso ci andremo a uno di quelli. Però, oddio, vedo anche uno a Pinnacoli, se non vedo male. Ora proviamo a scendere a Pinnacoli e vediamo. Sì, comunque ci sono un po' di buchi sparsi per la mappa, ma il buco più evidente si vede che è proprio quello di Magazzino Muffito, che è ormai rip, è sparito. Adesso ci sta un buco e penso che quelle cose viola che ci siano a terra siano, meteoriti, penso di sì, penso che siano meteoriti, per forza, sennò che cavolo sono. Oh, allora, ci esce bene, abbiamo già un assalto verde, attenzione, scusate, blu. Allora, vediamo di giocarcela al meglio questa, considerando che qui c'era uno. Vai. No, ma proprio adesso deve ricaricare. Ok, vai. Grazie a chi è che mi spara alle spalle. Siete dei grandi, ve lo dico. Ok, qui abbiamo un pompa verde. Proviamo a giocarcela così, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad andare sul set. Più che altro sulla parte, quella che sta crepata di Pinnacoli. Comunque sento gente, non ho colpi di assalto perché mi è andata di merda. Ragazzi, chiamiamo le band e arrivano subito. Ok, qui ci stanno un po' di colpi di assalto. Adesso c'è, sento una cassa, quindi vediamo di fare qualcosina un attimo. Vediamo di curarci assolutamente. Poi vedete, di fronte a noi già possiamo vedere un mezzo palazzo devastato. Cioè si vede un palazzo che è stato distrutto da una meteora o un qualcosa. Vedo gente. Bella così, ciao zio. Ok, luttiamo veloce. Ok, questo me lo prendo sicuramente. Trappola, vabbè, le solite cagate. Già che morirò, sto andando incontro alla morte. Sto facendo il kamikaze, ragazzi. Però per farvi vedere quello che ci sarà in questa season, cosa c'è, la mappa, com'è cambiata, tutti i cazzi vari. E qui non è stata luttata per niente. Pensavo venisse luttata questa parte, invece no, ragazzi, non è stata luttata per nulla. Cerco di un attimo, prendo sta cassa e cerco di farvi vedere un attimo com'è la situazione. Guardate, prendiamo un attimo il cecco. Cioè, vedete, lì è praticamente devastato, tutto devastato. Cioè, è mezzo edificio è rotto. Aspettate. Bang! Ma non ci credo, l'ho lisciato. Cioè, non ho lisciato, è il fat hit marker. Ci morirò, perché già lo so. Giusto per farvi vedere com'è il bordello che c'è. Tanto Pinnacoli ci siamo già stati, non è niente di che, niente di particolare, semplicemente un mezzo palazzo devastato. Poi lo andiamo a vedere. E allora, ritorniamo al magazzino, vediamo un po' se troviamo gente, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Proviamo a cecchinare qualcuno. Siamo ritornati al magazzino, attenzione ragazzi. La nostra bellissima... E tra l'altro vedo gente che scappa. Vai. Oh, che cazzo è? Come cazzo ho fatto a saltare così quello? Come fa? Come fa a saltare così? Ok, dai, ce l'ho fatta. E quello ora mi ruba le kill, volete vedere, raga? No, sono scoperto. Allora facciamo così. Ma dove è andato? Ah, si sta facendo il suo loot il tipo, eh? Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Ma aveva il pompa giocattolo quello blu. Vabbè, comunque dai, ci siamo. Stiamo ritornando al magazzino perché giustamente non l'abbiamo per niente vista per bene. So che ci morirò, però almeno la vediamo per bene. Ma sono rimasto un po' basito a quello che ho visto prima. Cioè, quel tipo lì saltava e mi è apparsa tipo un'abilità strana a me. Di uno che, cioè, tipo, del tipo che sta scattando. Quindi non vorrei che avessi un'abilità speciale. Ancora non so come si usa. Quindi fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, se sapete come si fa. Comunque, rettifico, un magazzino è andato a puttane, diciamo, e gli altri due ci sono ancora. E adesso come la mettiamo? Grande zio, tu sì che sei uno di noi. Ok ragazzi, siamo già arrivati, 2 kill, tanto qui, diciamocelo, chi arriva prima e si becca l'arma migliore, ragazzi, fa le kill. È palese sta cosa, è palese, quindi ho 23 muni che comunque sono abbastanza insufficienti, però... Vediamo un po'. Oh, qui ci sta un pompa. Ma magari mi sparasse. Non ci credo, raga. Non ho armi. Non ho niente. C'ho la granata ballerina. Non sto capendo niente, raga. Ve lo giuro. Non sto a capì una mazza. Ok, allora beviamoci un attimo sto shield. C'ho 31 di vita. Sto per morire. Però l'importante è esserne convinti. Non so quanto potremo vivere così, ecco, infatti, pochissimo, perché tra l'altro
Cioè non, è come dire atterrate a Pinnacoli. Non atterrate a Pinnacoli perché se no morite. Non atterrate a Magazzini perché se no morite. E da quello che sembra, ragazzi, guardando anche gli altri giocatori, hanno fatto tipo una base, tipo un po' quando arriva, non so, una meteora, no? E si fa un set completo di un laboratorio, queste cose qua. E per me possiamo andare a Parco Pacifico e non so, giochiamoci questa bella partita, vediamo un po', anche perché parco tipo Acri e altre location non vedo crateri. Siamo arrivati, vediamo un po' che troviamo. Ecco, mi è atterrato uno sopra. Subito un'arma. Ok, dai, va bene la pistola per iniziare. Sotto, sotto, sotto di me, ragazzi, sotto di me. Grande, uno di noi. Ma quanto è forte, raga, questa pistola? Cioè, ci sono la pistola, questa qui, quella base, no? Ma quella blu devasta un botto, devasta una cifra. Sì che avevo lo scudo e sono vivo per miracolo. Però lui aveva la conca d'assalto blu. Questo lo mettiamo qui, questo qui, ok, tutto bene a posto. Ok, sento qualcuno. Infatti è dietro, lo sento qui. Ciao zio, bella per fra. Ok, aveva il pompa verde il bastardone. Aveva anche il double pump, poteva farlo, ma non l'ha fatto. Oddio, sento sparare. Però ci andiamo a dare un'occhiata perché Magazzino is the new Pinnacoli pendenti. Ma i Pinnacoli, levati, non esiste più. Cioè, come se non ci fosse più. Allora, vediamo un po' cosa. Perché sento sparare a go-go. Già che morirò stando qui. Grande maestro. Mi faccio un bel loot adesso. Mi prendo questa prima di tutto. Fammi tenere il pompa che è bello carico. Oh, raga, guardate qua che bordello. Oh, bella la cassa proprio là sopra. Oh, che cazzo era? Lo Scar! No! Ah, sta anche qui lo Scar, sti cazzi, raga. Ok, c'è un botto di gente. Questo lo so, lo sento. Ma cosa? Bravo! Grazie, bravissimo con l'RPG, grande. Bene ragazzi, allora ovviamente questa partita è stata giocata a kamikaze. Non andate né a Pinnacoli, mai, né a Magazzino, mai. A meno che non dovete fare tipo cose epiche e registrare video epici. Quindi se il video vi è piaciuto, su questa season 4 abbiamo shoppato, visto e fatto tutto quanto tranne l'abilità speciale, penso, dei nostri personaggi, che sono due, vi ricordo, Carburo e Battlehawk. Io vi ricordo, se il video vi è piaciuto o mi piace, iscrivetevi al canale e commentate, condividete il video con i vostri amici e fatemi sapere cosa pensate della season 4. Direi che per questo video è tutto. C'entra il cappello così. Vabbè. Comunque, per questo video è tutto, ragazzi. Qui è Gozzo e ci vediamo al prossimo video di Fortnite. Ciao!